Ok, l'ultimo sforzo e ci sono quasi. Oh, dannazione, si è formato un'altra volta. Accenditi. Ci siamo quasi. Ok, si è accesa. La pompa della benzina è qui dietro, non puoi fermarti proprio ora. Stupido trabiccolo. Ok, ok, ci sono. Oh, perfetto. Ah, non ci credo, ce l'ho fatta. Ehi, Luca, ma... Espi! Cosa ci fai qui? Ma tu cosa ci fai qui? Niente, stavo aspettando che mi riparassero la macchina. Cosa... Ti riparassero la macchina? Devi fare benzina? Certo che devo fare benzina, spegnere il motore, Espi, se no è un casino. Hai ragione, aspetta che lo spengo. Ok, perfetto. Cosa ci fai a queste parti, ok? Ti devono riparare la macchina. Oh, ah, sta salendo un po' tanto, Luca. Hai qualche spicciola? Perché non so se me la posso permettere. Sì, benzina. Sì, tranquillo, conosco il meccanico, ti faccio fare un buon prezzo. Sai cosa? Io ho la macchina qua a riparare. Non è che... Guarda, ti faccio un prezzo stra speciale. Cosa ne dici se convertiamo questa monoposto in un biposto con due sedili? Convertiamo la mia macchina. Macchina, ma come ci sono affezionato? Però in effetti è da un po' che è tutta scassata. Ma me la ripara anche? Dai, non costa tanto, eh. Nel senso, certo convertendola che te la ripara. Ovvio. D'accordo, riparazione. Ah, possiamo farla anche una riverniciatura. Vuoi qualche legno un po' più esotico di questo? Sì, mi piacerebbe magari un nuovo colore. Sai, è tipo tutta la vita che ho questo color legno, sai. Faccio io? Fatta così. Sì, non mi dispiacerebbe se tu ti occupassi dell'affare. Niente di caro, Una cosa abbastanza economica. Il caro, caro signor meccanico. Fai un po' in versione che entri di qua e d'accordo. Faccio sistemare. Mamma mia, che rumoraccio. Ok, sì, questa anche bisogna di una bella mano al motore. Fumo. Che schifo. Ok, ok, ce la non possiamo so fare. Non so cosa di riesco qua a fare per economico. Entro di qua. No. Lì è okay, la Ok, scusa, mi confondo fra il garage e l'ufficio. Qua entra, fermati pure subito. Ok, d'accordo. Ok, ci sono? A posto? Ok. Sì, va bene. Allora vado a chiedergli quanto vuole e ti porto tutto, ok? D'accordo, non ti preoccupare, mi raccomando, fai un buon prezzo che non ho troppo in tasca. Non hai troppo in tasca, allora cosa dici se facciamo fai da te? Fai da te in che senso? Mi dà le parti e poi te l'assembli da sola. D'accordo, è tipo l'IKEA. È l'IKEA delle automobili, mi piace un sacco. Perfetto, dammi le cose, io sono pronto. Cara macchinina, ora diventerai una bellezza. Ok, ecco qua, un nuovo motore riparato. Un po' di parti, non so quante te ne servono, te le do un po', il resto ritaglielo, Ma è economico tutto questo, vero? Computer di bordo nuovo, computer due sedili. Ma io non avevo nemmeno la manovella per farla funzionare. Il bagagliaio e non mi ha dato le ruote, il disgraziato, aspetta. Ok, d'accordo, ma io com'è che le metto tutte queste cose? Allora, dovrei mettere... Allora, il bagagliaio qui, i sedili... qui e poi il vetro a Luca, potresti venirmi a dare una mano? Non è così facile arrivo, come montare i mobili dell'IKEA. Eccole. E il motore qui? Due ruote per il signore e anche il serbatoio nuovo. È vero, d'accordo. Ma cosa stai facendo? Ma sto semplicemente cercando di assemblare la mia auto. Ma cos'è sta roba, Espi? Fammi vabbè, dammi una manina tu, perché altrimenti non so. Solo perché è la prima volta, quindi guarda, tieni le ruote, ti lascio tutto quello che ti serve. Va davanti, poi metti i sedili sopra, chiaramente ti sedi sotto la macchina, te? Ma non lo so, in mezzo! Questo centro... Qua sotto ci va il serbatoio. Questo qua dietro. Questo qui. Guarda, metti l'ultima ruota a destra. Qui? E adesso dovrebbe funzionare? Si è completato da solo! Guardala! Hai visto? Ha messo tutto insieme. Erano messi al posto giusto i pezzi. Guarda che bella! Carina, ma in effetti era molto più spaziosa. Siamo dentro in due. In due ci stiamo, è bellissimo. Aspetta, devo accenderla. Perfetto. Ancora però un bel po' di fumo nero. Vabbè. Che schifo. Insomma, gli ho chiesto le cose un po' più economiche. Non... So che non avevi un sacco però da pagare. Anche... Non possiamo scappare via senza pagare. Vabbè, ma dai, ma chi se ne frega? Drive. Facciamo un giretto, scusa. È un test drive. Ma aspetta, beh, una dai, domanda. Ma solo perché lo conosco. Ma scusa, ma non è nemmeno un po' più veloce? Ma che roba è sta cosa? No, Espi. Ma scusa, ma io volevo anche una macchina più veloce. Non volevo semplicemente una macchina più capiente. Chi ma se ne frega di portarti in giro? Un po' di più, Espi. Quanto un po' di più? Aspetta, che devo comunque andare a fare benzina. Che mi sa che la sta finendo. Ok. Non mi ha nemmeno travasato la benzina che ho preso prima. Disgraziato. Mi sa che l'ha fatta apposta. Se l'è tenuta lui. Vabbè, ma comunque, insomma, quanto mi costerebbe? Ma cosa stavi pensando, Espi? Un qualcosa prendere di... Prendere un motore ancora più potente. Un motore più potente? Tipo questi! Guarda no, che Espi, belli che quelli... sono questi. No, quelli sono tutti fuori dal tuo budget, Espi, per adesso, mi sa. Forse, vabbè, se vuoi il primo possiamo fare. Il primo? Davvero? Sì, vuoi questo? Però dobbiamo cambiare anche la carrozzeria, Espi. È troppo grosso per metterlo qua. Ok, allora casomai dopo. Frattempo voglio vedere che razza di motore mi proponi per potenziare
potenziare questa carrettina, perché rimane comunque la carrettina. Allora possiamo... Guarda, ok, facciamo così, gli tagliamo il tettuccio. Cosa ne pensi? Mi sono Spider, stava a dire Spider, è perfetto, è una decappottabile. Va bene, possiamo farla così. Poi gli rifacciamo completamente il colore esterno. Facciamo un rosso, cosa ne dici? Rosso fiammante, super assolutamente, rosso. Approvatissimo. D'accordo. Com'è e che procediamo allora? E poi metto dentro un bel motore doppio di questo, il doppio più potente. Allora la porto in officina. E ha funzionato un'altra volta. Che bella, guardala. Questa. Guarda che bolide. Così veloce. Bellissima. Ma aspetta, ma non ho posto? Senti che rumore. Sì. Senti. Oh, fa lo stesso fumo però. Come romba. Come romba. Togliti, Luca, togliti. Guarda che roba. No, mi sono schiantato. Porca, devo riaccenderla. Ok. Stai attento. Guarda che è delicata. Non ti preoccupare. Com'è delicata? Togliti tu piuttosto. Porca miseria, ma non hai visto che stavo partendo? Ma che roba. Ma è velocissima rispetto a quella precedente. È bello, Luca, che bello. Soddisfatto? Sì, sono soddisfatto, ma io ti voglio proporre una cosa, Luca. E se scappassimo? No, bisogna pagare. Ma dai, ma chi se ne frega? Vabbè, tu non puoi salire. Questo è il conto. No, il conto non lo voglio. Ciao. Come no? Me ne vado. Assolutamente. Seguimi a piedi se vuoi. Ah, macchinina, anche tu mi deludi. Ma possibile? Eccoti che non qua, a lo sapevo che ti avrei trovato al McDonald's. Sei così prevedibile. Ma smettila, è un caso che non mi sono fermato idea qua davanti. Di cosa mi sono dovuto inventare per andarmene via dal meccanico? Tutte scuse. Sei bravo, ho detto che stava male scuse. Tua nonna, ho detto. E dovevi correre. Ma vabbè, ok, ma comunque Luca, meccanico non meccanico, io mi sa che gliela restituisco perché sta cosa è veramente deludente. Davvero? Sì, stava per perdere le ruote. Ho dovuto avvitarle io con la chiave inglese. Siccome è troppo veloce per essere... Perché è piccola. È troppo veloce. Quindi i pezzi... Perde pezzi praticamente andando avanti. Sai cosa possiamo fare? Cosa? Vuoi un aggiornamento ancora più bello di questo? Beh, magari sì. Però io non voglio tornare da quel pazzo di prima. Assolutamente no. Se no mi costringe a pagare tutto quanto. Conosco un tizio. Ha una specie di officina super VIP. Super deluxe. Solo per i più ricchi. Però ti fa dei prezzi buoni, vero? No, magari Espir riusciamo. Sì. D'accordo. Magari riusciamo a farci fare qualcosa. Ti do le indicazioni e ci troviamo lì io dopo. Assolutamente, tu a piedi, io in auto. Buon viaggio, Luca. Mi dispiace, però. Beh, buon viaggio. Buon viaggio, anzi, buona passeggiata. Ma dove diavolo è il meccanico super bello che mi ha promesso, Luca? Oh, c'è un auto. Luca? Sei Buongiorno. Tu? Ferma! Okay. Dio, Luca, ma quando dicevi di prendere l'autobus non pensavo che lo prendessi così letteralmente. Ah, sì, ma ho tu? Un paio di amici al deposito, ogni tanto me ne prestano uno. Ma amici ovunque ti danno gli autobus, ti danno le macchine e non lo so cosa. L'ho spento in effetti, bravo che me l'hai ricordato. Ma dove stavo cercando il posto? Certo che stavo cercando il posto. È proprio lì dietro, lo vedi? È lì dentro, ma dobbiamo fare il vedo giro. Vedo che c'è scritto tuning. Vabbè, l'autobus lo parcheggio qua, tu fai il giro, ti aspetto. D'accordo, ci vediamo lì davanti. Oh, eccomi qui. Porca miseria. Aspetta che ti apro. Non devo lanciarmi. Porta pure la macchina dentro. La posso portare direttamente dentro? Vai. D'accordo. Permesso, si può entrare. Salve, come va? Lasciala pure lì. Io sono già detto che stavi arrivando. Aspetta che devo spegnere il motore, mi dimentico ogni volta. Salve. Ma scusa, ma questo è il meccanico? Certo che questo è il meccanico, Aspi, il miglior meccanico. È vestito elegantissimo, com'è possibile? È talmente bravo che non si sporca mai d'olio. Lui riesce a... può andare in giro in smoking, può andare in giro elegante, perché non si sporca mai facendo il suo lavoro, da quanto è bravo. Allora dei motori. Conosce a memoria tutte le macchine del pianeta. Cosa stavi pensando, Espi? Qualcosa di bello potente? Io più che altro vorrei essere sicuro, perché voglio raggiungere alte velocità, ma questa cosa perde pezzi perché è troppo piccola, capisci? Cioè, tutta l'aria la fa vibrare e le fa perdere pezzi. Allora facciamo... Non sa come risolvere. Un uragano, Espi. Come un uragano? Cosa stai dicendo? Ma come un huracan, Espi, un huracan. Tranquillo, serviranno un bel po' di modifiche. Ma mi tutto sa che tu ci puoi aiutare. Cioè, non ho ancora capito cosa c'entra i disastri naturali con la mia macchina. Però più avanti me lo spiegherai. Sì, beh, poi ti spiego. Qua vicino c'è un bar, tu vai pure a rilassarti. Sei sicuro? Vabbè, poi torno fra poco. Però non fate niente di male alla mia macchina. Soprattutto il motore è potente. Non buttatelo via, non voglio spendere tutti questi soldi, capisci? Qualcosa dovete conservare di questa macchina. Tranquillo. D'accordo? Mi posso fidare? Io vado a mangiarmi. Sì, a dopo. Un bel toast con i biscotti. Bye, a dopo. Eccomi tornato, Luca. I panini e i biscotti non c'erano, però mi sono comunque preso un hamburger. Come vanno queste parti? È permesso? Ciao.
Come va? Tutto a posto? Ma che bella macchina! Ma che carina che è! Di chi è? C'è, è passato qualcun altro? Qualche di Castro? Qualcuno? No, è spia la tua. Come la mia? Ma... davvero? La tua, ti piace? Guarda dietro. Però non è male. Guarda ma, che carina. Ma aspetta, ma è tutta carrozzeria nuova, vero? Il motore è sempre lo stesso. Ma aspetta. No, il motore lo stiamo mettendo adesso dentro. Guarda, aspetta, vieni a darmi una mano. Ma ha delle ruote trasparenti? No, gliela dobbiamo montare, tranquillo, una cosa alla volta. Okay. Ma aspetta, guarda Luca. Guarda il motore, guarda il motore. Ma scusami, ma tutta questa cosa, quant'è costata? Perché poco, mi avete poco. Guarda poco? Lì dietro cosa non c'è. Guarda che motore è. Ma aspetta, ma il ma è spettacolare. Ma ci posso abitare dentro a quel motore? Vuoi metterci le ruote? Guarda che semplice, eh? È un nuovo modello, è facilissimo. Ti basta avere questo. Ah, è come quello prima, questo. Che si può montare tranquillamente. Ok, quindi io metto la ruota. Vai. No, aspetta. No, prima le monti con quello. Sì. Quindi così ci metto l'intero set di ruote. Ma è semplicissimo. Guardala. È bellissima. Ma sei sicuro che sia costato poco questa cosa? Sì. Insomma, mi ha garantito che non costava troppo. Come ti ha garantito? Non hai letto il prezzo? Non ho controllato. Mi hai detto che volevi la cosa più veloce. E questa è il meglio che hanno, Espi. Lo so, ma il meglio che ho è la mia casa. Me la portano via se questa cosa costa troppo, ma lo sai? Sì, ma cosa vuoi che faccia? Guarda, le faccio subito benzina e la puoi già provare, mi sa. Ok, ma quella benzina chi la paga? È tu. Come io? Pure la benzina pago. Chissà quanto è benzina ciucci, quanto consuma sta cosa. Ho comprato 50 tanche. 50? Spero che non sia un problema. E quanti chilometri ci faccio con 50 tanche di benzina? Vabbè, fino almeno all'arco lì ci arrivi. Come fino all'arco? Vabbè, consuma, ma va veloce. Però adesso te la faccio provare e cambi idea. Tranquillo. D'accordo, mi fido di te. Signore, per favore, abbia pietà del mio conto in banca. Ops, mi sa che ho bucato un tubo. Hai versato tutta la benzina. Guarda che si va a fuoco tutto, Luca. Me la prendo con portala te. Fuori di qui, portala fuori ma di qui. Ma come fa? Ok, io corro, vado. Aspetta, la devo accendere? È un po' pericoloso però accenderla. È molto veloce. L'ho visto veloce. Che va un po'. Porca miseria. È qualcosa di assurdo. Ok. Io provo ad asciugare un po' qua. Magari, che ci fanno pagare pure i danni al loro negozio. Ma guarda te che roba, però in effetti è veramente, veramente bella spettacolare. Però, Aspetta. Puoi sederti anche tu? Dammi un passaggio che ho fame anch'io. Aspetta, ci penso io. Andiamocene via così non paghiamo niente. Vuoi spaccare tutto? Tranquillo. Ma sì, via, ci sta. Se ne frega. Dai. Okay. Non scappare, via. Non bloccarmi la macchina. Non mi mettere sotto. Non volevo, scusami. Vai. Andiamo, Luca. Perfetto. Così non schiantarti, magari. No, non la controllo bene, porca... Troppo. Okay. Ok. Stiamo andando. Una macchina vedere gratis, qual è la sua Espi. Vera velocità. È molto, molto elevata. Tieniti forte, Luca. Piano. Oh, porca miseria. Guarda che roba. A questo punto io ho una mezza idea. Guarda, aspetta. Vediamo se riesco. Ok. Parliamo, Luca. Io ho la mezza idea di scappare con questa cosa. Perché da quanto mi hai detto... Sono d'accordo. Mai per me. Ma ti rendi conto quanto guadagno io? Guadagno tipo 5 diamanti. 5 diamanti al mese. Ah. E tu? Questa mi sembra questa che dicevano che era sui 3-4 milioni. Come 3-4 milioni? Luca, già il fatto che la stiamo guidando probabilmente ci mettono in galera. Perché non abbiamo assicurazione, non abbiamo niente. E se ci schiantiamo dobbiamo pagare tutto noi. Ti rendi conto? Questo vuol dire, Luca. Facciamo così. Adesso andiamo a mangiare e poi ci pensiamo. D'accordo. Non si dice mai no. Un bel saltino al McDonald's. Dai, aspetta, dov'è che me lo sono perso? Non ho nemmeno il navigatore. Almeno il navigatore potrei farlo mettere. Qui a destra. Qui milioni, avanti, gira a milioni destra. Di diamanti e nemmeno il navigatore. Ok. Hanno accelerato un po' troppo velocemente. Uno che si compra una macchina così ce l'ha il navigatore. Ok, dovrebbe essere questo il McDonald's. Frena. Ok, passiamo. Ok, perfetto, dovrebbe essere tutto a posto. Porca miseria. Vabbè, non importa. Recuperiamo la situazione dopo. Vabbè, è un graffietto. Non importa. Allora, io mi prendo, mi sa. C'ho fame. Un bel menù grande, assolutamente. Tu invece cosa ti prendi? Roba. Salve, Salvino. Cara. Io voglio un McChicken. Cari serventina. Sei sicuro? Prendiamo i nuggets. Assolutamente, nugget. Va bene. Aspetta, però mi sono dimenticato il portafoglio in macchina. Ma davvero? Dai, vai a certo, prenderlo. Certo, ovviamente. Deve sempre andare qualcosa storto. Dai, che c'ho fame. Anch'io c'ho fame. Pensi che non abbia fame? Dannazione. Proprio... Oddio. Ottimo, questo è meccanico. Luca, vieni a darmi la mano. C'è il meccanico di prima. No, sono tornati. Anche quello nuovo. Ci penso io. Ci pensi che cosa fai con la mia macchina? Cosa fai? Aia, ho pochissimi cuori. Ciao. Come ciao? Te ne stai andando? Maledetto.
Dannazione, te ne sei andato così! Con la mia auto! Oh, non ci credo, e ora sono da solo a combattere questi cosi! Lo sapevo di non doverti dare ascolto! Tanti lontani! Andate via! Espi! Non volevo prendere io quelle auto! Espi! Che cosa? Sei tornato, Luca? Sono venuto qui per darmi una mano! Sali su! Ci penso io! Oila, madonna, cosa hai preso? Luca, ma non puoi! Disgraziati! Ma cosa fai, ma... torna qua, sali! Ma non hanno... Via, non hanno torto! Gli abbiamo praticamente rubato una macchina! Ma non ti lascerei mai nelle loro mani, Espi, quelli sono gente non a posto! Sì, ma tu non sei a posto, ti sei trasformato in un criminale! Ma va, ma cosa stai dicendo? Ah beh, ok, hai sparato caramelle allora? D'accordo, certo, faccio finta che fossero caramelle! Ah, stai buono! Non fanno niente! Lo so che non sono caramelle!